Benvenuti a tutti al terzo incontro per il calendario webinar del MED, realizzato per il contest La musica contro lo sfruttamento del lavoro minorile, organizzato dal MIUR, insieme all'Organizzazione Internazionale del Lavoro e al MED, l'Associazione Italiana per l'Educazione ai Media e la Comunicazione. Io sono Emanuela Fanelli, referente per il MED Lazio, Media Educator, e questa sera vi parlerò dello storyboard. Quindi avete già davanti le slide, come costruire uno storyboard per la produzione video. Ma prima di tutto ciò vi ricordo il social MED, ovvero la piattaforma social sviluppata dal MED. Proprio per questo contest, adesso vi linko nella chat, aspettate che lo prendo l'URL, vi linko nella chat l'indirizzo, se non vi siete ancora iscritti o se ancora non avete avuto modo di girare nel social, eccolo. La piattaforma Social Med rappresenta come dire, il centro gravitazionale del bando, all'interno del quale trovate tantissime risorse, come anche le registrazioni dei webinar, anche tanti link dove andare a cercare immagini, audio, eccetera, per la composizione del video finale. Soprattutto uno spazio di condivisione, quindi il forum e i gruppi all'interno dei quali gli insegnanti potranno parlarsi e scambiarsi opinioni e materiali. Ovviamente il MED, grazie a degli esperti, assisterà tutti gli insegnanti che parteciperanno nella piattaforma dando indicazioni step by step. Interagite con me con la chat perché sarà uno strumento importantissimo, quindi mettete le vostre domande mentre parlo. E io poi ne terrò conto e vi risponderò facendo una pausa a metà slide e soprattutto verso la fine, come ho detto all'inizio, ma non so se c'eravate tutti, verso la fine avrò bisogno di tutta la vostra sinergia proprio perché vi chiederò di immaginare con me un possibile storyboard sul tema ovviamente dello sfruttamento del lavoro minorile. Quindi partiamo, ecco. Facciamo il punto della situazione e quindi i passi per la progettazione. Allora, io mi rivolgo quindi direttamente agli insegnanti che vogliono produrre un video. Innanzitutto, bisogna guardare alla selezione della tipologia di video scelto, quindi fare un brainstorming in classe, importantissimo. Importantissimo per la scelta quindi del video che l'insegnante e la classe vorrà realizzare. Vado quindi all'allegato A del bando che prevede quindi diverse tipologie di prodotto sviluppato nello storyboard. Abbiamo un documentario inchiesta, massimo 8 minuti, poi abbiamo il cortometraggio di massimo 5 minuti, un video di comunicazione sociale, quindi più breve, massimo 2 minuti, ancora più breve lo spot di un minuto massimo, e poi un video che si chiamerà Racconto di una tela con colonna sonora originale di massimo 7 minuti. Ecco, queste sono tutte le tipologie di video che l'insegnante e la classe possono scegliere per partecipare al contest. Detto questo, ovviamente il passo successivo è la scelta del tema e quindi la scrittura della storia. Quindi del soggetto e la sceneggiatura che si vogliono utilizzare per questo video. Fondamentale a questo punto è la ricerca dei materiali Scrim. Io vedo già che in chat avete scritto dove sono gli allegati, e infatti Anna sta rispondendo che gli allegati. No, questa è un'altra risposta. Bene, va bene, gli allegati sono sia nelle risorse, anzi nelle FAQ del social MED, e sia sulla piattaforma, sulla pagina web dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di Roma. Sempre all'interno di questo spazio trovate i materiali Scrim.
fondamentali per la scelta del tema e la scrittura della storia, che io adesso vi metto in chat proprio per andare di pari passo. Eccoli qui. Bene, allora in questa pagina voi trovate sia il bando di concorso, le schede, gli allegati, eccetera, e trovate anche il link per accedere al pacchetto Scream. Infatti è il penultimo link che vedete, il pacchetto Scream in quattro lingue diverse, ovviamente in italiano. Sulla destra trovate una sorta di ragnatela dove c'è scritto Go. Cliccate e sempre sulla destra in basso trovate un altro link nella seconda finestra dove c'è scritto materiale didattico. Entrate sempre lì, cliccate su italiano. E davanti a voi si aprirà un circolo di possibili percorsi educativi che fanno parte appunto di questo pacchetto Scream, che serviranno, come dire, da sfondo per la vostra progettazione. Potete trovare suggestioni, suggerimenti o seguire passo passo queste indicazioni. I percorsi sono molti, ve ne cito alcuni. C'è quello del collage, la ricerca informazioni, c'è quello sull'immagine che tra l'altro ho già postato nelle risorse del social med proprio all'interno del bando. Poi c'è il gioco delle parti, il concorso artistico, la scrittura creativa, il dibattito, i mezzi di comunicazione, importantissimi, quindi la stampa, la radio e la televisione. Poi c'è la drammatizzazione, il mondo del lavoro. Fondamentale sarà anche leggere la guida alla realizzazione dei moduli e ovviamente le dichiarazioni e le convenzioni internazionali sullo sfruttamento del lavoro minorile. Torno tra voi. A questo punto, ovviamente io mi metto nei panni dell'insegnante, dopo aver scelto il tema, quindi selezionato il video, scritto il soggetto, di pari passo arriva la creazione dello storyboard, che all'interno del contest è rappresentato dall'allegato B. Allegato B che io ora ho qui davanti a me e che guarderemo insieme. Tra l'altro ho messo anche nelle slide, adesso davanti così ve lo mostro. Ho voluto far partire questo nostro viaggio guardando uno storyboard particolare, che è quello originale di Star Wars, e ve l'ho messo perché è interessante, come ho scritto in rosso, portarlo anche in classe, per spiegare cos'è uno storyboard ai ragazzi, quindi catturare la loro attenzione attraverso quindi un film, insomma, famosissimo che sicuramente potrà accendere la loro fantasia. Qui mettiamo una prima definizione di storyboard, ovviamente leggete con me, è una sceneggiatura disegnata, ossia una rappresentazione grafica sotto forma di sequenze. Infatti qui vedete le prime tre scene disegnate per Star Wars, ovviamente incasellate nella parte sinistra, dove c'è scritto immagini. Nella descrizione io semplicemente ho messo scena 1, ovviamente, autore George Lucas, mi sono un po' divertita a farlo, e sonoro ovviamente il tema di Star Wars di John Williams. Andando avanti con questa definizione, ovviamente parliamo di sequenze scritte in ordine cronologico, delle inquadrature del film, quindi di un cartone e di un fumetto, e a maggior ragione quindi del nostro audio-video che andrete quindi a finalizzare per il contest. Questa definizione è presa da un testo a cura del MED, quindi Alberto Parola, Alessia Rosa, Roberto Gianatelli, che si chiama Media, Linguaggio e Creatività per la casa editrice Erickson, che trovate insomma disponibile anche online. A destra vedete ho inserito altri frame dello storyboard che potrete quindi usare e divertirvi a portare in classe. Ma andiamo avanti con la definizione quindi di storyboard.
Sicuramente è uno strumento fondamentale per la produzione medio-educativa di un video, anche perché si riferisce a una competenza di scrittura audiovisiva. Allora, lo storyboard cosa fa? Spiega essenzialmente il linguaggio audio-video, quindi smonta l'audio-video. Lo smonta e cosa fa? Permette alla classe, ai ragazzi, quindi all'insegnante, di costruirlo. Quindi, qual è l'obiettivo anche specifico della Media Education? Scomporre il medium per poi ricostruirlo insieme ai ragazzi, per farli passare da fruitori più o meno consapevoli dei media a produttori attivi mediali, quindi produttori attivi di significati e content management, quindi di questi stessi significati. Infatti qui mettiamo competenza scrittura audiovisiva e di altre competenze mediali. Ricordiamo quali sono le competenze mediali. Lettura, scrittura, fruizione, critica e ovviamente cittadinanza mediale, che rappresenta l'obiettivo stesso di qualsiasi percorso medio-educativo, ovviamente a lungo termine. Lo storyboard quindi permette di riunire diversi linguaggi mediali. Infatti abbiamo visto ci sono tre spazi, uno per l'immagine, uno per il testo e uno per l'audio, fondamentale. Ho inserito tre funzioni principali, quindi educare al medium con il medium, quindi rispetto al discorso che abbiamo appena fatto, passando per il suo linguaggio e la sua grammatica. Quindi cos'è un video? È un insieme di immagini, l'una dopo l'altra. Organizzare il lavoro per la realizzazione del prodotto, fondamentale. Senza storyboard ovviamente si andrebbe a braccio. Allora, oggi facciamo il video. Allora, si riunisce la classe e i più volenterosi si vanno avanti, ma sul dunque, sicuramente, se non c'è un'organizzazione di fondo, qualcosa può perdersi per strada. Ovviamente, mai lasciare niente al caso. E quindi l'organizzazione del lavoro attraverso lo storyboard è fondamentale perché permette all'insegnante di organizzare i gruppi, di assegnare i compiti e quindi responsabilizzare i ragazzi per la finalizzazione del prodotto. Altro punto importante è verificare le scelte scenografiche di regia, ovviamente, perché lo storyboard viene tracciato dai gruppi sicuramente non sarà mai lo stesso giorno dopo giorno, perché durante la scrittura stessa e come poi anche durante le riprese, a volte può essere modificato in itinere. Quindi lo storyboard non rappresenta proprio un prodotto finito se non dopo le riprese, perché proprio step by step possono verificarsi degli imprevisti, ci si può accorgere di qualcosa che non si era preventivato e quindi si può sempre modificare e quindi è indispensabile per verificare le scelte che si sono fatte. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete proprio il modello dell'allegato B e quindi l'esempio dello storyboard che abbiamo fornito agli insegnanti per partecipare al contest. Ovviamente è vuoto e ho inserito tre frasi principali. Ovviamente quello che vi posso suggerire è di far disegnare lo storyboard senza preoccuparsi troppo della perfezione. Ovviamente andando in giro per la rete troverete tantissimi storyboard disegnati alla perfezione, penso a quelli di Star Wars, o ce ne sono alcuni anche di Kubrick in giro. Non chiediamo questo ai ragazzi, ovviamente. Certo, se hanno delle abilità in questo senso, ben venga, e si possono comunque mettere in sinergia, ma l'importante è che lo storyboard serva per l'organizzazione del lavoro. E quindi parlo agli insegnanti, fate scrivere, ecco, ai ragazzi accanto alle immagini che descrivono ovviamente la scena, le note e le indicazioni. Quindi che passo dopo passo bisogna seguire. Quindi stando attenti al fatto che le immagini e il sonoro vadano anche di pari passo.
Questo è importantissimo perché rappresentano due linguaggi fondamentali e l'uno sostiene l'altro. Andiamo avanti. Ecco qui, non so se vedete bene questo esempio di storyboard che ho messo nelle slide alla vostra destra. Magari in chat qualcuno potrà rispondermi se si visualizzano bene. E per questo storyboard voglio ringraziare i miei ragazzi dell'Istituto Rossello di Roma che me lo hanno gentilmente fornito. È stato sviluppato per lo scorso anno per il contest Energy Beats Video Challenge. Insomma, li ho chiamati, insomma, gli ho chiesto di fornirmelo, sono stati molto, molto carini a mandarlo, quindi li saluto, li ringrazio, so che magari sono qui a guardarmi e quindi mi fa piacere dirvelo. E le scritte sono piccine, sì, e in effetti più di questo non potevo ingrandire, altrimenti avrei dovuto fare una slide per ogni pagina e altro che 10 mega poi. Ecco, Fabio si sarebbe arrabbiato. Ad ogni modo sarò io, insomma, ad aiutarvi se non capite bene. Ecco, sì. Quindi veniamo a noi. Per ogni minuto di montaggio servono un numero variabile di inquadrature, anche perché questo dipende, il rapporto inquadratura-tempo dipende da come volete organizzare il lavoro, e dalle specifiche che voi volete utilizzare. Lo storyboard quindi deve essere aggiornato in base alla durata e alla struttura del lavoro. Può seguire passo passo diciamo le inquadrature oppure essere indicativo del lavoro che si vuole fare. Andiamo alle voci, immagine, descrizione e sonoro. Allora, vedete che qui sono leggermente diverse da quello che abbiamo visto prima, ma è intuibile perché l'immagine invece che essere a sinistra è al centro, quindi molto facile. Immagine, descrizione e sonoro, come vedete, devono essere compilate ovviamente rispettando la regia. Deve esserci una sincronia tra questo. Vedete a destra nell'immagine c'è la scrittura dell'audio che passo dopo passo si compone insieme alle stesse immagini. In questo i ragazzi sono stati abbastanza bravi, ma poi vedrete quello che vi stavo anticipando prima, perché questo storyboard è stato scritto, quindi c'è stata una sceneggiatura, un soggetto prima, ma durante le riprese si è visto che qualcosa, poi vedremo insieme cosa, non andava bene e quindi è stato tolto. Questo sempre per darvi l'idea del lavoro che si svolge, insomma. Andiamo avanti. Tanto do un'occhiata anche alla chat. Ok, per ora non ci sono domande. Vado avanti. Bene, ecco una cosa fondamentale: le immagini devono essere interamente prodotte dai ragazzi per rappresentare cronologicamente ciò che accade nel video. Quindi, mi raccomando, non datelo da fare a qualche bravo genitore, magari abile artista, perché i ragazzi nascono tutti artisti e quindi saranno bravissimi a realizzare il loro storyboard secondo le indicazioni che voi ovviamente riuscirete a fornire loro. La descrizione è fondamentale perché senza di essa ci si può trovare, insomma, in un pass. Deve essere breve, assolutamente, e deve essere esplicativa, perché racconta ovviamente l'azione rappresentata dall'immagine. Assolutamente. Allora, aspettate che leggo la chat. Ah, no, pensavo fosse una domanda, invece stavate parlando tra di voi. Vi vedo molto attivi, bene, questo mi fa piacere. Allora, vedete che in questi disegni compaiono degli omini. Non si vede bene qui il viso di questi omini, ma ve lo dico io, ve lo racconto. Sono un po' arrabbiati,
come vedete, piano piano, adesso faccio un salto all'indietro così avete l'idea di quello che sto dicendo, ecco, vedete che lo storyboard inizia con la terra, col disegno della terra, che piano piano si compone, vedete, piano piano si gira anche, vedete le Americhe, e compare nell'ultima scena, sì, è tutto fatto a mano, no, questo è uno storyboard, rispondo a Matilde, che vedo sta scrivendo in chat. Anna Maria anche scrive, sì, lo storyboard contiene l'indicazione e la durata anche delle diverse inquadrature, certamente. Ed è tutto fatto a mano, sì. In questo caso sì, poi ovviamente io questo lo volevo dire alla fine, esistono software che consentono di fare storyboard digitali, ma in questo caso per il contest l'allegato B è ovviamente un cartaceo, quindi si fa manualmente. Ecco. Allora, continuo a leggere la chat, ma è meglio che vada avanti. Ecco, quindi dicevo, nella quarta sequenza, quindi vedete un omino che compare. Questo omino non ha un bel viso, è un po' arrabbiato, proprio perché, come vedete, cominciano a comparire nella terra delle chiazze, ecco, delle cose che non vanno. Ecco, vi dico che questo storyboard, quindi, è stato fatto per il contest Energy Bits Video Challenge sulle energie rinnovabili, e quindi era un po' un video di l'obiettivo finale era quello di fare un video di denuncia su come la Terra stesse comunque richiamando la sua attenzione agli uomini, e quindi i ragazzi in questo modo volevano comunicare il loro disagio rispetto a quello che vedevano intorno a loro. Quindi andiamo avanti, vedete che poi compaiono sempre più cartacce, qui si vede, insomma, si vede anche l'omino che piano piano comincia ad avere anche un compagno, arrabbiato anche lui. Si vede nella prima l'America, poi l'Asia, l'Europa. E ancora l'America un'altra volta. Quindi che succede? La Terra si riempie di scarti, di cartacce, e questo dire, fa arrabbiare tantissimo gli omini, che rappresentano un po' i volti dei ragazzi stessi che hanno realizzato questo storyboard. Aspettate che devo risolvere un attimo la batteria, perché sono con un portatile, quindi era ovviamente fondamentale la batteria, ma evidentemente c'era un contatto con la doppia spina. Bene, risolto tutto, torniamo a noi. Vedo che la registrazione continua, quindi procedo. Torniamo alla descrizione, quindi un testo breve, breve ed esplicativo, che racconta quindi l'azione rappresentata dall'immagine. Deve aiutare i ragazzi lo devono riconoscere, ecco perché lo devono scrivere proprio loro. È importante che siano loro a scrivere. Sì, scusate, i campanelli continuano, ma non vi preoccupate. Sì, ok. Proprio perché durante le riprese sarà fondamentale che loro si riconoscano nello storyboard, Quindi sappiano bilanciare immagini e audio insieme al testo. Vado avanti. Quinto punto, la colonna sonora. Ecco, come indicato nel bando, la colonna sonora deve essere appunto originale, sia se è stata fatta dai ragazzi, sia che invece la classe, la scuola abbia deciso di prendere invece una colonna sonora free, gratuita, questo deve essere indicato. L'importante è che non ci siano problemi di copyright, ma per tutte queste domande c'è sempre la piattaforma del social media, quindi le FAQ, che vi invito a
comunque a leggere e a condividere nel forum. La musica, ovviamente quindi originale o free, compone questa descrizione sintetica della colonna sonora insieme al parlato. Al parlato, se ovviamente è preventivato nella scrittura della sceneggiatura, quindi dialoghi, monologhi, voce fuori campo e i rumori. Ecco, anche qui i rumori possono essere fondamentali perché possono dare l'idea e sostenere l'immagine. E ovviamente non sempre si prevede la presenza di tutti questi tre elementi, ma è importante preventivarli, quindi nella scrittura della sceneggiatura e quindi della traccia scritta, della descrizione dell'inquadratura più colonna sonora e quindi del soggetto. Cos'è il soggetto? È un breve racconto, quindi personaggi, luoghi e azioni, e deve essere scritta ovviamente al presente. Che dà l'indicazione proprio della temporalità. Allora, Matilde chiede quale programma hai usato per registrare il parlato. Ecco, su questo magari posso rispondervi dopo, ma Matilde ti dico subito che adesso molti software, anche basi e gratuiti, danno questa possibilità di registrare direttamente l'audio con il software, quindi sul momento, oppure può essere usato semplicemente anche un telefonino, perché no? Poi il file può essere scaricato nel computer e inserito. Ovviamente state attenti ai rumori di fondo, perché le registrazioni devono essere pulite. Sì, Audacity anche è un software, io non vorrei fare pubblicità, ovviamente, ma leggo in chat. Anche questo può essere un software, ovviamente. Non voglio fare pubblicità, sapete. Vado avanti. Ultimo punto, ecco, vedete che nello storyboard degli omini continuano a crescere, adesso sono diventati 4 e sono rappresentativi, diciamo, dei paesi citati. E sovrastano questo mondo ormai pieno di cartacce, quindi, come dire, trattato male dagli uomini, ecco, fino a che non ne rimangono soltanto delle briciole. Infatti, alla fine si legge mondo briciole. Ecco, quest'ultima parte qui, poi vedete nel video che è stata completamente tolta proprio mentre si stavano facendo le riprese. E si è preferito soltanto tenere in positivo l'originale della scrittura di questo storyboard. Quindi non vi anticipo niente, magari poi me lo direte proprio voi durante la chat. Si è voluto, come dire, togliere questa parte degli omini perché non erano visibilmente positivi. Ecco, invece l'immagine, il messaggio che i ragazzi volevano dare era quello di una possibile risoluzione. Quindi cambiamo il mondo, questo è il titolo, Change the Future, ovviamente in positivo. Allora, il sesto punto è molto importante ed è quello che riguarda gli autori delle varie sequenze. Come scriviamo qui, è importante inserire un nome, un nickname, io qui li ho tolti ovviamente per la privacy, e questo serve per agevolare l'individuazione delle fasi del lavoro, e l'organizzazione stessa dell'insegnante. Ovviamente all'interno dei gruppi ciascuno avrà il proprio ruolo e quindi è importante che questo sia segnato nello storyboard. Adesso mi piacerebbe, visto che insieme abbiamo commentato questo esempio di storyboard, vedere il video. Quindi non so se Fabio è presente, se può farlo vedere, ecco, vedo che sta partendo. Quindi io adesso non vi dico niente, voi guardatelo e non so se si sente l'audio, ma era una base. Ecco, è una base molto semplice e gratuita che c'è in rete.
Ecco, questa è stata la realizzazione finale. Come vedete, gli omini sono scomparsi. E non so se riuscite a vedere che cosa invece è emerso in più. Rumori di qui sopra. Come vedete, anche qui ci sono delle coordinate per far sì che comunque niente rimanga al caso, perché è importante anche scrivere alla fine del video l'istituto che lo ha realizzato e con, diciamo, se è necessario, con la licenza free, in questo caso iMove. Allora, sì, Maria Rita dice che ha inserito anche le transizioni di montaggio, benissimo. Allora, ecco, dopo aver visto questo video, non so se avete voglia di farmi qualche domanda. Questo ovviamente è un video molto breve, come avete visto, 47, sì, 47 secondi per 16, se non erro, ora lo guardo con voi, 8, 8, 12, sì, 16 sequenze. 16 sequenze. Bene, se non ci sono domande, io vado avanti. Non so, Matilde adesso sta digitando, ma cos'è iMove? È un software gratuito che si può scaricare per il montaggio del video, ma di tutto questo io ovviamente oggi non voglio parlarvi, perché ve ne parlerà il professor Luciano Di Mele nel prossimo webinar. Quindi queste sono soltanto delle piccole anticipazioni per capirci un po' nei termini del discorso. Ok? Non so, va bene, spero che vi sia piaciuto questo breve video, questo breve storyboard. Se non ci sono domande, io vado avanti. So se avete trovato quindi tutti i riferimenti che vi ho detto e vi ho anticipato. Ok, Marina sta digitando qualcosa, ci ha ripensato. Andiamo avanti. Ok, allora, adesso ho bisogno di tutta la vostra sinergia, di tutta la vostra immaginazione, perché vorrei fare, come dire, un gioco con voi, anche perché no. Io sono un'insegnante, quindi sono abituata a stare con i ragazzi e quindi mi piacerebbe coinvolgervi anche a voi, come si fa in classe solitamente. E quindi facciamo un esempio sul tema. Abbiamo visto prima quali sono le tipologie di video in gara per il contest. E quindi, prendendo il racconto di una tela con colonna sonora originale, possiamo provare a immaginare insieme un possibile storyboard. E vi dico subito, questa tela che vedete davanti a voi è la tela di Pinocchio, che fa parte dei materiali che trovate sempre all'indirizzo che vi ho dato prima dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che volendo adesso vi posso linkare nuovamente. Ecco. E secondo me offre, ecco, adesso ve la mando, secondo me offre tantissime suggestioni, tantissime suggestioni per parlare del tema centrale del bando, ovvero lo sfruttamento del lavoro minorile. E quindi ho creato, come dire, un piccolo percorso che voglio fare con voi. Il titolo che ho scelto è questo Smart Pinocchio. Ovviamente è un gioco di parole, perché il sottotitolo è Due ragazzi ragazze al cellulare, come racconterebbero la tela? Ah, mi dispiace che il filmato si sentiva strappi, va bene, lo potete comunque rivedere se volete, poi vi do il link per rivedere il video. Ma torniamo all'esempio.
La domanda che vi faccio è come due ragazzi, quindi o due ragazze al cellulare, racconterebbero questa tela di Pinocchio. E ovviamente mi piacerebbe adesso avere con voi uno scambio tramite la chat, se non so quanti insegnanti ad esempio del concorso sono presenti, se hanno visto tra i materiali la tela di Pinocchio. E se l'hanno già usata magari in classe, proiettata e vista insieme ai ragazzi. Quindi io aspetto una risposta a queste domande e vado avanti. Quindi immaginiamo di essere in classe. Immaginiamo di essere in classe con i ragazzi, quindi proprio nell'atto stesso di scrivere lo storyboard. Ho messo come prima immagine di questo storyboard il Pinocchio al lavoro. E adesso prendo, non so se si vede, forse ecco, si vede bene, questo lo trovate. Tra i materiali scaricabili, E il Pinocchio al lavoro rappresenta un po' il centro del discorso perché rappresenta lo stesso lavoro minorile. Leggo direttamente da questo foglio. Il Pinocchio è obbligato a cucire camicie per i carcerati, è controllato da un padrone anonimo che lo manipola tirando i suoi fili di burattino. E infatti vedete sopra al Pinocchio questa mano che tiene i fili dello sfruttamento del lavoro minorile. Allora, come possono raccontarsi questa tela due ragazzi attraverso uno smartphone, quindi un cellulare, ecco perché è smart Pinocchio. Allora, io ho pensato a un'introduzione, quindi a una prima immagine, un intro, ovviamente. Io ho sistemato, adesso vi faccio vedere anche di seguito, tutti i Pinocchi contenuti nella tela, nello storyboard, non vado avanti per non farveli vedere tutti, ma sono indicativi per noi del tracciato poi da seguire per sviluppare lo storyboard. Quindi ho immaginato una scena a Campolungo, di una ragazza che torna a casa e che cosa fa? Come tutti i giovani, torna a casa da scuola e chiude la porta e lascia lo zaino e si siede prendendo il suo telefonino. Che cosa fa? Scrive al suo amico. E quindi ho pensato, ho immaginato a una voce fuori campo, quindi sempre riguardando il sonoro, che dice, oggi sono andata a scuola, ho visto questa tela e quindi un pensiero di lei che riflette e che scrive poi all'amico, quindi una frase di questo tipo potrebbe essere questa, ciao, io stavo ripensando a quanto abbiamo visto a scuola oggi, la tela di Pinocchio è stata fatta da dei ragazzi, come noi, ragazzi della nostra età, sono stati molto bravi. E quindi il dettaglio potrebbe essere la seconda immagine dello storyboard, il dettaglio del cellulare con il testo scritto dalla ragazza e l'immagine del Pinocchio lavoratore che magari la ragazza può inviare al ragazzo con cui sta parlando, magari in chat, proprio tramite una fotografia, perché no, anche scattata da lei. Allora, Loredana chiede se per tela si intende un manifesto o un cartellone. No, è proprio una tela artistica, realizzata da dei ragazzi, molto grande, che trovate ovviamente in PDF tra i materiali che ho linkato proprio prima all'URL, quindi lo puoi prendere direttamente da lì. Andiamo avanti. Quindi questo potrebbe essere un inizio. Però vorrei da voi un po' di partecipazione, perché io sto andando avanti, ma vorrei realizzarlo con voi. Quindi se avete idee,
suggerimenti rispetto a quello che sto dicendo, scriveteli perché io poi ne prendo nota, insomma, e insieme possiamo andare avanti. Immaginiamo insieme. Infatti ho scritto immaginiamo di essere in una classe. Quindi, torniamo a noi. Cosa fa? Quindi la seconda sequenza potrebbe essere il dettaglio della risposta del secondo ragazzo al cellulare, che magari può scrivere. Sarebbe bello essere come Peter Pan e avere cura di questi bimbi sperduti senza infanzia. E quindi, perché no, utilizzare anche l'immagine stessa, vedete adesso, sono passata all'altra slide, e l'immagine stessa del Pinocchio Peter Pan, che vedete taglia i fili dello sfruttamento del lavoro minorile. E quindi l'immagine del dettaglio. Allora, leggo Matilde che dice: mi vengono in mente i fatti di cronaca, dove dove trovano magazzini bui con ragazzi che lavorano ammassati in box senza nessun comfort. Certo, anzi, a questo punto vi dico, prendo questo CD e vi dico appunto che tra i materiali trovate anche questo video molto interessante, c'è cioè l'Ebro, che può essere introduttivo ai temi dello sfruttamento del lavoro minorile, ovviamente fatto dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che fa vedere proprio immagini relative al tema, e Matilde, che sono molto vicino a quello che dici tu. Le immagini possono essere, dice Pierpaola, foto fatte da ragazzi. Perché no? Certo, ovviamente poi il montaggio risulterebbe in stop motion, ma quella è ovviamente una tecnica di realizzazione. Ok, non c'è nessun'altra domanda? Potrebbe essere un messaggio di un ragazzo. Sì, certo, infatti quello che stiamo dicendo è due ragazzi che si scambiano le impressioni, diciamo, dopo essere stati a scuola e aver visto questa tela di Pinocchio, e parlano dello sfruttamento del lavoro minorile tramite uno smartphone. Perché lo smartphone poi? Faccio un inciso. Perché anche dietro lo smartphone c'è lo sfruttamento del lavoro minorile. E ovviamente non abbiamo il tempo, perché vedo già che sono quasi le 10, e non abbiamo il tempo di approfondire il tema, ma vi dico, andate a vedere ad esempio cos'è il Coltan. Potrebbe darvi un indirizzo per una piccola ricerca da far fare anche ai ragazzi. E con questa domanda: quanti bambini sfruttati esistono purtroppo dietro agli smartphone? Allora leggo un attimo le vostre chat. Allora, la tela di Pinocchio che legge con lo sguardo perplesso potrebbe indicare un ragazzo che teme di essere portato via da scuola per essere sfruttato. Certo. Sì, perplesso, sì, Rosanna, l'avevo letto. Certo, ovviamente. La seconda sequenza che vedete è il Pinocchio liberatore, perché a questo punto ho immaginato come dire, un cambiamento in positivo dell'orientamento del messaggio che stiamo mandando. Quindi, mentre prima il ragazzo diceva sarebbe bello essere come Peter Pan, e quindi immagina di poter essere d'aiuto, l'altro ragazzo risponde in maniera propositiva, con il Pinocchio liberatore. Allora, l'istruzione rispetto dei diritti internazionali sono le armi giuste per abbattere lo sfruttamento del lavoro minorile. Quindi questo Pinocchio liberatore che voi vedete cerca di abbattere questa segnaletica, decisamente suggestiva, con un'ascia composta da una matita che indica appunto l'istruzione. Ovviamente,
Io ho immaginato un'immagine per ogni minuto, visto che poi questa tipologia di video dovrebbe durare 7 minuti. Allora andiamo avanti perché a questo punto l'altro ragazzo potrebbe rispondere con il Pinocchio artista, e quindi la libertà, la fantasia, l'immaginazione, l'arte che possono aiutarci a far sentire la loro voce. Perché no? Anzi, questo è proprio il centro, l'obiettivo stesso del bando, che si chiama La musica contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Quindi l'arte come strumento essenziale di comunicazione rispetto a questo tema. Leggo con voi. Il Pinocchio artista rappresenta la libertà creativa dell'infanzia. Infatti, come vi ho detto prima, tutti i ragazzi nascono artisti, soltanto che se lo devono ricordare anche da grandi di esserlo. E non soggiogato dai vincoli del mondo degli adulti, e quindi sorpreso e divertito, questo bambino che voi vedete qua piccolo, ma che poi potrete vedere meglio quando scaricate il PDF, sorpreso e divertito, guarda un drago sputafuoco, frutto della sua immaginazione, preso in forma nell'aria davanti ai propri occhi. Sì. Leggo quello che sta scrivendo Patrizia. Sì, ho immaginato un piano di sequenza, ovviamente, in maniera indicativa, ecco, non è uno schema rigido questo, serve a noi per impostare, diciamo, un'idea di lavoro. E quindi possiamo mettere questo dettaglio del Pinocchio artista per poi passare alla coscienza critica del Pinocchio studente. Il ragazzo, quindi possiamo passare a un'impalcatura del ragazzo che prende, per esempio, un libro dalla libreria della scuola oppure dal proprio zaino. Il libro che tiene in mano questo, sì, ok, grazie Maria. Il libro che prende in mano questo Pinocchio è un libro molto famoso, perché è appunto il libro di Oliver Twist. Allora, leggo con voi direttamente dal PDF. Il Pinocchio studente rappresenta la consapevolezza del mondo intorno a noi, che può essere acquisita soltanto grazie a una buona istruzione. Quindi il personaggio siede al banco di scuola con in mano una copia di Oliver Twist ed è doppiamente scioccato. Alle storie di stenti e abusi narrate nel romanzo di Dickens fa eco la realtà del bambino lavoratore che gli sta di fronte. Quindi cosa è cambiato dalla situazione di Oliver Twist, oppure come le cose sono peggiorate, purtroppo. E quindi istruzione uguale consapevolezza. Cosa è cambiato quindi da Oliver Twist? Allora, cosa ci rende soprattutto, come dire, più o meno anche indifferenti rispetto a questo tema? Perché, come sappiamo, sono 215 milioni minori che lavorano nel mondo in una fascia d'età tra i 5 e i 14 anni. E allora a questa domanda risponde il maiale grottesco. Un'immagine molto suggestiva, che a me ha colpito molto, insieme a quella del Pinocchio consumatore che vedete dopo. Il maiale grottesco è proprio al centro della tela. Adesso non ve la rifaccio vedere perché scombina, diciamo, la sequenza delle slide. E al centro della tela è sotto il segnale del lavoro minorile che abbiamo visto poc'anzi. Un maiale a forma di salvadanaio che mangia dei bambini, come vedete, e vende i suoi escrementi. Ciò sta a significare quanto nell'economia interdipendente e globalizzata del nostro tempo la logica del profitto e l'ingordigia possono rendere indifferenti allo sfruttamento dei minori. E quindi potrebbe esserci un'altra sequenza in cui in qualche modo si può rendere con un'immagine questa domanda: cosa ci rende indifferenti allo sfruttamento del lavoro minorile? Quindi cosa ci rende simili, diciamo, a volte a questa immagine? Pinocchio consumatore, quindi. La ragazza può rispondere
Io ho immaginato magari una situazione di questo tipo, in cui la ragazza che risponde a questo messaggio si mette e si toglie degli occhiali da sole, quindi a intendere la sua capacità di introspezione sul tema, e pensa: io non voglio magari diventare così da grande, come questo Pinocchio consumatore, e comincia a riflettere: allora, dove sono state fatte le mie scarpe? E la mia maglietta e il mio smartphone che ho in mano. E quindi in questo momento magari si potrebbe immaginare un momento di suspense anche per il sonoro, e magari una scena di Campolungo in cui la ragazza prende e comincia a camminare verso una strada magari molto luminosa, che è quella della consapevolezza. Sì, volevo rispondere a Matilde, le spiegazioni sono state preparate prima. Sì, le definizioni che stavo leggendo, adesso magari vi leggo anche quella del Pinocchio consumatore, sono proprio interne a questa brochure in PDF tra i materiali scaricabili che ho linkato prima. Quindi vi leggo questa ultima definizione. Il Pinocchio consumatore mostra l'influenza della cultura di massa e la mancanza di un senso di responsabilità individuale. Lo vedete? Anche se piccolo, ma vedete come sono le fattezze di questo Pinocchio? Il personaggio anonimo, infatti non si vede la bocca, gli occhi sono coperti dagli occhiali, il personaggio anonimo porta una borsa che contiene pezzi di esseri umani. Vedete che c'è un piede che spunta, da questa busta dove c'è scritto shop e dove ci sono anche dei, come dire, delle piccole gocce di sangue sopra, e rappresenta quindi l'ignoranza del consumatore inconsapevole. Inconsapevole di cosa? Dell'impiego del lavoro minorile nella fabbricazione dei prodotti che acquista. Ecco, quindi ecco perché sarebbe bello magari concludere questo ipotetico storyboard con un Campolungo in cui questa ragazza comincia a camminare in una strada illuminata, magari con uno sfondo di natura, di una natura rigogliosa, che è quella della consapevolezza e della coscienza critica che ha acquisito grazie al laboratorio fatto in classe. E leggo un attimo la chat. Abbiamo lavorato negli anni scorsi passati con Screaming Action, e glielo, Patrizia dice, programmi dei ragazzi contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Bene, benissimo. Potresti allora partecipare, magari mettendo qualche materiale o semplicemente inserendo qualche consiglio per gli insegnanti nel forum e nei gruppi del social med. Sarebbe molto importante, Patrizia, se tu, avendo avuto questa esperienza, potresti essere di supporto a tanti altri insegnanti che si cimentano per la prima volta magari in questo percorso. Bene, io vi ringrazio per aver camminato con me in questo storyboard creato così in diretta con voi, Se non ci sono domande, vi dico che per approfondimenti sulla Media Education, da settembre trovate online e gratuitamente la rivista del MED, Media Education, Studi, Ricerche e Buone Pratiche. Per consultarla basta effettuare il login accedendo o dal sito del MED o dalla casa editrice Ericsson. Ovviamente dentro ci sono, come vedete, studi, ricerche e con buone pratiche si intendono quindi quei laboratori proprio fatti in classe che possono servire per supportare il lavoro di chi si cimenta per la prima volta nella Media Education. Grazie Ignazio, che mi sta scrivendo, grazie a Maria Gabriella, Grazie a Maria Gabriella che scrive, Annalisa, Marcella, grazie a te.
Dici che è la prima volta che si avvicinava a queste tematiche. Benissimo, benissimo. Siamo ancora 38 dopo un'ora di webinar, quindi vuol dire che, come dire, siete stati piacevolmente coinvolti, se siete rimasti fino adesso, anche perché in contemporanea, so che, questa sera andava in onda La grande bellezza che ha vinto l'Oscar, e quindi avevamo un grande competitor. Con questo vi do appuntamento al prossimo webinar che, come dire, darà ovviamente sostanza e struttura a quello che abbiamo detto stasera. Venerdì 7 marzo, come costruire un prodotto audiovisivo con il professor Luciano Di Mele, segretario nazionale del MED, dell'Università Telematica Internazionale Uni-Nettuno. E poi martedì 11 marzo ancora, come valutare un percorso medio educativo con Roberto Trinchero, MED Piemonte, dell'Università di Torino. Leggo la chat. Non ci sono competitor, benissimo. Okay. Allora, con questo io vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato alla terzo appuntamento del calendario webinar per il contrasto della musica contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Quindi vi diamo appuntamento a venerdì e mi raccomando, numerosi, fate tam tam nei social network, scrivete nel forum del social med e fateci sentire la vostra voce e quindi camminiamo insieme.